Arrotondi, minacce, insulti e aggressioni ai calciatori del Lions Grotta. Questo si legge dal post della pagina Facebook di Radio CRT, che segue le vicende del calcio dilettante irpino. È stato un vero e proprio agguato quello riservato ai calciatori del Grotta, si legge. I calciatori grottesi sarebbero stati accolti da fumogeni, petardi, minacce e qualche schiaffo. Quando sembrava tutto finito, al termine della prima frazione, alcuni tifosi dei locali scavalcavano i cancelli per aggredire ancora diversi calciatori giallorossi. Alla fine la partita è stata sospesa sullo 0-3 per gli ufitani, un tesserato in ospedale. Simone D'Agostino, assistente all'arbitro. A raccontarci tutto è il presidente dei grottesi Giovanni Uva, che ci dice la sua versione dei fatti, in attesa di sapere quella del Rotondi Calcio. È che mentre le squadre stavano negli spogliatoi, quindi compresi i giocatori del Rotondi, un gruppo di tifosi ha scavalcato e ha iniziato a prendere a calci e più a pugni che a calci un nostro guardialinea che nel frattempo stava nel campo insieme a altri due o tre giocatori per fare il riscaldamento. Alla fine si aspetta adesso il referto arbitrale, il ricorso? Sì, siamo fiduciosi, stiamo aspettando perché quello che la federazione avrà tra le mani in base al referto dell'arbitro e al commissario di campo. Siamo fiduciosi perché i fatti sono realmente accaduti e ci sono dei video dove si vedono questi gente, tifosi, chiamiamoli proprio come vogliamo, che stanno nel campo non si vede bene l'aggressione del guardialinea perché il video è stato fatto un po' con ritardo. Non so chi l'ha fatto, ma sicuramente qualche tifoso dei nostri che stava lì, perché non è che in quei momenti dove ti sfugge un po' la situazione dalle mani pensi a prendere il telefono e roba varia. È una cosa fondamentale, è una squadra dove si sta giocando il campionato, prima in classifica, il 3-0 al primo tempo, quindi tutti i numeri e le situazioni erano a nostro favore, era impensabile che qualcuno di noi potesse mettere al repentaglio la situazione del campionato, anche perché questa è una cosa che non va sottovalutata, noi siamo andati là per vincere la partita e non 3-0, veramente si era messo tutto a favore nostro, quindi non è impensabile che poi noi potevamo fare o creare una situazione del genere.